Allora, un avvelino troppo brutto per essere vero, però insomma, grandi meriti da parte del Novara. Ma credo che la partita sia stata molto equilibrata, soprattutto all'inizio. Poi è normale che gli episodi spaccano la partita, il gol di Nadarevic è andato un po' per caso, da una punizione offensiva dell'Avellino, e lì si sono un po' rotti gli equilibri. Poi, insomma, dopo il rigore sbagliato abbiamo avuto la fortuna di poter chiudere di nuovo la partita e ci siamo riusciti. È normale che poi il secondo tempo è una conseguenza, insomma, di quello che è successo nel primo, quindi la partita è durata 45 minuti. Felice, ti riporto gli apprezzamenti da parte del pubblico irpino per il fatto che non hai esultato in occasione dei gol. Ci avevi fatto anche un'altra cortesia, quella di sbagliare il rigore, ma non è bastata. Sicuramente ringrazio i tifosi, insomma, per il sostegno che mi hanno dato negli anni in cui sono stato ad Avellino. Sapete benissimo, insomma, che mia moglie è avellinese, i miei figli sono nati lì. Io vivo ormai da 7 anni ad Avellino, quindi mi sento un avellinese d'adozione. Mi sembrava doveroso, insomma, non esultare perché è una città a cui porto tantissimo rispetto. Di solito un rigore sbagliato abbatte un attaccante, invece tu, insomma, hai reagito subito alla grande con una doppietta nel giro di pochi minuti. Beh, dicevo prima, insomma, è stato sicuramente un episodio negativo che, come dici tu, poteva abbattermi. Poi è normale che ritrovare subito il gol nel giro di un minuto, insomma, ti riaccende. Sono stato fortunato perché alla fine ho avuto subito l'occasione per rifarmi e ci sono riuscito, fortunatamente per me e per la squadra. Senti Felice, è difficile anche a memoria trovare un 4-0 alla fine del primo tempo, no? Partita subito incanalata in un certo modo. Troppo forte il Novara, troppo molle l'Avellino, giornataccia soltanto. Tu che l'hai vista dal campo, da protagonista assoluto, tra l'altro, anche come l'hai visto l'Avellino, insomma, in questo contesto? Secondo me, come ho sempre detto, secondo me l'Avellino è un'ottima squadra. È normale che pratica un tipo di calcio dove molto offensivo, dove i gol si fanno e si prendono. E a volte ti può andare bene, a volte ti può andare male. È normale che aver sbloccato la partita in quel modo mentalmente ti può dare un vantaggio che loro non hanno avuto. Poi siamo stati anche bravi a chiudere nel giro di un quarto d'ora. Come dicevo prima, la partita poi è durata 45 minuti perché nel secondo tempo, insomma, non c'è stata più, tra virgolette, partita.